le ragioni e le proposte, le richieste che noi facciamo con questa manifestazione sono molto precise. Noi vogliamo continuare la battaglia, la lotta fatta nello scorso autunno contro i provvedimenti del Jobs Act, tanto più che oggi sono legge, e quindi noi contestiamo quelle scelte, vogliamo contrastarne l'applicazione laddove si apre ai licenziamenti individuali e collettivi e a una deregolamentazione ulteriore nel sistema degli appalti. Per contrastarla pensiamo sia ad un'azione contrattuale nei luoghi di lavoro e nei contratti nazionali, che vuol dire chiedere che anche le nuove assunzioni a tutele progressive dopo un po' di tempo abbiano l'estensione dei diritti come gli altri, quindi che lo statuto non venga progressivamente cancellato ma si riconfermi, così come per noi va messa in campo e va praticata la decisione presa dalla CGIL di costruire una proposta di nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, che va fatta attraverso un coinvolgimento e una discussione che riguardi tutte le forme di lavoro, non solo il lavoro dipendente, tutte le forme di lavoro. È evidente che noi pensiamo, e come Fiamma abbiamo già detto, che per quello che ci riguarda siamo d'accordo con la proposta, l'indicazione data alla CGIL di sottoporre a consultazione straordinaria di tutti gli iscritti la possibilità di ricorrere anche a forme di referendum abrogativo delle leggi sbagliate che sono state fatte per sostenere nuove leggi. Quindi per noi il contrasto al Jobs Act avviene sia sul piano contrattuale sindacale, sia sul piano della discussione nel Paese. Sì, e quindi della costruzione di consensi e di alleanze che vadano oltre il lavoro dipendente, oltre la nostra rappresentanza, sia attraverso la possibilità di arrivare anche a forme di referendum abrogativo. Pensiamo poi, ed è un punto della piattaforma, che va riaperta una trattativa e un confronto per cambiare radicalmente la riforma delle pensioni fatta dal governo Monti, nota come riforma Fornero. La nostra richiesta esplicita è la riduzione drastica dell'età pensionabile. Non è accettabile essere a 67 e progressivamente col sistema che hanno fatto arrivare a 70 anni e più, visto l'aspettativa di vita, e allo stesso tempo pensiamo che vada fatta una discussione perché un sistema solo contributivo per i nuovi assunti, per i giovani, è un'altra cosa che secondo noi alla lunga non sta in piedi. Questo è un tema che noi vogliamo porre, non solo di giustizia, ma perché questo è un modo anche per creare immediatamente nuovi posti di lavoro, visto che una crescita anche della disoccupazione, in particolare giovanile, è strettamente legata al fatto che c'è stato un allungamento della vita lavorativa, non giustificabile né dai conti né da altre cose. In questa fase bisogna togliere la defiscalizzazione al lavoro straordinario e bisogna mettere più risorse per le imprese che, anziché licenziare se hanno problemi, fanno i contratti di solidarietà, ma anche laddove c'è un aumento dell'utilizzo degli impianti, dove si chiede di lavorare di notte, il sabato, in alcuni casi la domenica. Per noi il modello deve essere non quello che attualmente viene applicato a Melfi, di fatto siamo a un aumento degli orari di lavoro individuale. Per noi la disponibilità è fare accordi come sono stati fatti alla Continental, alla Carraro, come sono stati fatti al gruppo Volkswagen Ducati, dove di fronte a un maggior utilizzo degli impianti c'è una riduzione degli orari di lavoro e un aumento dell'occupazione attraverso più squadre. Deve essere chiaro che per noi il contratto nazionale rimane un punto fondamentale e in questa fase bisognerebbe che venisse fatta anche una legge sulla rappresentanza semplice, che non metta in discussione né il diritto di sciopero né che estenda il modello Fiat, che aggiunga ciò che c'è già nel pubblico impiego, dove si misura la rappresentanza su voti iscritti, il fatto che i contratti nazionali e aziendali, per essere validi, debbono essere, oltre che firmati da chi ha la maggioranza certificata, dal voto a maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. In modo che qualsiasi forma di lavoro ci sia dentro la stessa impresa, a parità di lavoro e di mansione deve corrispondere il minimo salariale uguale per tutte le forme di lavoro. Il vero problema di competitività di questo Paese non è la riduzione dei diritti del lavoro, è la criminalità organizzata, che ormai controlla pezzi interi dell'economia reale. E noi denunciamo il fatto che il governo, mentre mette la fiducia per cancellare i diritti, non è in grado di cancellare il falso in bilancio, non è in grado di fare una lotta vera al riciclaggio, non è in grado di fare una lotta vera
E sono scelte politiche queste che debbono essere fatte. Del resto quello che sta avvenendo dimostra come si continui a non agire. Noi stiamo raccogliendo assieme alla CGIL le firme per una legge di iniziativa popolare sugli appalti, perché quello è il punto di fondo. È il sistema degli appalti favorito in questi anni che ha permesso alle imprese di riorganizzarsi come volevano, appalti, subappalti, sottoappalti, finte cooperative, che non solo riduce i diritti e mette in competizione le persone, ma ha favorito l'ingresso della malavita organizzata nel sistema. Rispetto poi alla riforma degli ammortizzatori sociali, noi siamo perché si vada a un'estensione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a tutti i settori, basta che i lavoratori e le imprese di qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione, paghino un contributo, tutti possono avere la cassa, e per noi la cassa integrazione ordinaria e straordinaria deve essere non pagata coi soldi dello Stato, ma pagata coi soldi delle imprese e dei lavoratori, perché è un elemento di mutualità generale. Accanto a questo noi pensiamo e condividiamo la battaglia che anche Libera su questo elemento sta facendo, e noi lo diciamo da un po' di tempo, che va introdotto anche un reddito minimo garantito nel nostro paese. Tutto ciò che il governo, anche quello che dice di essere nuovo, sta facendo è semplicemente l'applicazione di quella lettera, di quelle condizioni. E quindi da questo punto di vista, al contrario, una mutualizzazione del debito, il non pagamento degli interessi di questo debito, sarebbero strade che il movimento sindacale e i governi, compreso quello italiano, dovrebbero battere per costruire davvero un'Europa sociale e dei diritti. E quindi questo è un altro punto. Non a caso la FIOM è stata anche nei giorni scorsi tra i soggetti che hanno partecipato e manifestato in Germania, perché questa è una battaglia di costruzione dell'Europa, e un'Europa del lavoro e dei diritti deve vedere le persone che lavorano, i diritti, la giustizia sociale, non l'economia ma la politica e la giustizia sociale al centro di questa battaglia. Allora, per questa ragione noi vogliamo continuare la mobilitazione su quei contenuti che vi abbiamo detto, ma è proprio per quella ragione che accanto a questa mobilitazione a forme nuove abbiamo lanciato anche la proposta di coalizione sociale, che, lo dico in modo molto esplicito, spero che questa volta venga preso per quello che è, e cioè che banalizzare quella proposta nel dire che uno vuol fare un partito, si vuol candidare alle elezioni, si vuole sostituire, è totalmente sbagliato e non è nel modo più assoluto la proposta che noi abbiamo avanzato. Se io oggi, cittadino, volessi sostenere la coalizione sociale, chi dovrei votare? Cioè, dovrei iscrivermi al sindacato o al Libero? Come si fa a sostenervi, ecco? Beh, intanto la coalizione sociale, intanto se uno condivide le proposte che noi abbiamo fatto, e dentro queste proposte c'è anche quella di avviare e discutere la possibilità di una coalizione sociale che esisterà nel momento che tutti i soggetti, le associazioni, le persone assieme decidono di farlo, oggi è una proposta. In questa fase indubbiamente anche la partecipazione alla manifestazione di sabato è un modo per esprimere il proprio consenso. Dopodiché i soggetti e le persone, come ho detto, la coalizione sociale non è né la proposta di Landini né semplicemente la FIOM che la fa da sola. Bene, questo processo significherà, per quello che ci riguarda e dell'impegno che ci siamo presi sabato 14, quella di, nel mese di aprile, riconvocare, riavere un momento di confronto con tutti i soggetti per decidere assieme come si prosegue, e naturalmente coinvolgendo tutti quelli che saranno disponibili a farlo, definendo a quel punto non solo una carta tra virgolette dei valori, ma anche quelli che sono i punti, diciamo così, di azione, le pratiche generali che poi nei singoli territori, per quello che ci riguarda, dovranno essere chiariti. Quindi questo è un processo ed un percorso che si sta avviando e che vedrà nelle prossime settimane lo sviluppo di questa iniziativa. No, per capire se non temete di sprecare un ampio consenso che adesso c'è, insomma, 300 pullman non è poco. Beh, 300 pullman intanto sono in gran parte, i pullman che noi abbiamo indicato sono di metalmeccanici, quindi non è che i pullman sono... No, sto dicendo questo. Ci saranno anche altri. Noi naturalmente oggi abbiamo indicato, quella essendo la manifestazione della FIOM e CGIL, quello che stiamo organizzando e stiamo registrando, un consenso in questo caso dei metalmeccanici alla manifestazione molto consistente. Io distingo le due cose, l'abbiamo detto anche sabato 14 per rispetto a tutte le associazioni che c'erano. La coalizione sociale potrà decidere organizzare delle manifestazioni nel momento che esisterà. Oggi è una proposta che ha avuto un accoglimento e che deve essere costruita.
questa manifestazione della FIOM aperta a tutti i soggetti ed è dentro ad un percorso, perché noi abbiamo avanzato anche quella proposta, così come altre. Io penso, e noi stiamo registrando perché stiamo facendo assemblee nelle città, ieri sera l'abbiamo fatta a Firenze, ma in questi giorni, oltre alle assemblee classiche nei luoghi di lavoro, stiamo facendo anche molte assemblee pubbliche aperte, stiamo riscontrando un grande interesse. Perché? Perché la gente, le persone, soprattutto che per vivere hanno bisogno di lavorare, stanno vivendo su di loro un peggioramento secco delle loro condizioni. Questo è un processo, insisto, che si aprirà, saranno i soggetti che assieme lo decideranno. Quello che io voglio chiarire, lei faceva l'esempio, per quello che ci riguarda non c'è né oggi né domani il problema che questo è un processo finalizzato a candidarsi, avere un ruolo elettorale o avere un ruolo politico. No, magari c'è per i sostenitori, non per voi. Ognuno deciderà, non è per noi. No, no, ma non è per noi, ma anche i soggetti che ci saranno, penso che ognuno di loro non voglia affrontare questo tipo di problema e non abbia questo obiettivo. Se io lo guardo dal punto di vista sindacale, io le lo dico in modo molto esplicito, io penso che una proposta di coalizione sociale nella mia testa serve anche a rinnovare radicalmente il sindacato confederale, perché oggi c'è bisogno di allargare la rappresentanza. Quindi il sindacato o torna ad essere in grado di rappresentare e di unire tutte le forme di lavoro che oggi ci sono, o secondo me rischia di non avere un grande futuro. Questo è il punto. E questo, per quello che mi riguarda, vuol dire una riforma della FIOM, vuol dire una riforma della CGIL, un processo di democratizzazione più ampio, ma anche la possibilità di costruzione di una cultura del lavoro che oggi è stata messa in discussione proprio per quello che sostanzialmente sta avvenendo, dove al centro c'è semplicemente l'impresa e al centro c'è semplicemente le esigenze del mercato.